ritorno delle navi da crociera alla marittima? Assolutamente no, credo che non ci sarà alcun tipo di polemica. Le proteste, non lo so, non le governo, ma sicuramente noi siamo aperti al confronto. Il confronto in effetti c'è, e anche le polemiche, ma era inevitabile che l'annuncio del presidente dell'autorità portuale Fulvio Lino di Blasio sullo scavo del canale Vittorio Emanuele III per far ritornare le navi da crociera alla marittima riaccendesse la discussione in laguna, soprattutto perché è un annuncio che arriva poco dopo la sessione UNESCO che ha nuovamente graziato Venezia dall'essere inserita nei siti dell'umanità a rischio. Passata la festa, gabbato lo santo. Le dichiarazioni del porto arrivano con una tempistica simpatica dopo una settimana dall'incontro a Riad dell'UNESCO. Tra i primi a intervenire in consiglio comunale Sara Wiesmann del Movimento 5 Stelle. Le attività che vengono fatte in laguna e che verranno fatte nel futuro devono essere sostenibili e devono salvaguardare la laguna, non devono essere un ritorno al passato. Il Comune di Venezia intanto si schiera con Di Blasio, oltre che vice sindaco Andrea Tomaello e anche assessore al porto. Ritrovare una nuova funzionalità della marittima per far tornare le navi più piccole, continuare a dire no alle navi grandi per il bacino di San Marco, ma permettere allo stesso tempo alle navi di poter arrivare a Venezia. L'UNESCO era più favorevole al porto offshore e il giudizio con cui si è espresso a Riad ha diviso le opinioni su quale sia l'effettivo impegno del Comune a salvaguardia di Venezia. Dal blog di Beppe Grillo, Petra Reschi, scrittrice e giornalista tedesca residente in città da tanti anni, ha definito una farsa le misure adottate dal Comune a tutela della città. L'UNESCO ha scritto, si è piegata di nuovo. Immediata la risposta via social del sindaco Luigi Brugnaro. Grillo e Reschi non sanno di cosa parlano. A Venezia misure concrete dopo anni di chiacchiere. Forse non è un caso se il Movimento 5 Stelle ha perso tutti i sindaci delle grandi città. Non sanno di cosa parlano, detto da un sindaco che in 8 anni non ha mai neanche fatto la fatica di vivere una settimana a Venezia, fa sorridere. E non sanno di cosa parlano, dica qualcun altro. Peraltro il suo attacco nei confronti di Petra Reschi come esponente dei 5 Stelle è fuori luogo, perché Petra Reschi nel 2020 era candidata alla lista civica di Terracqua.